Il Città di Teramo riparte con un successo. Dopo il turno di riposo, i biancorossi fanno 3-0 a Pianella e continuano l'inseguimento alla vetta occupata dalla Turris Valpescara, che batte il Morro d'Oro e conserva i 2 punti di vantaggio in classifica. Di fronte ad una tribuna gremita del Mario Di Benedetto, Marco Pomante conferma la formazione che ha battuto nell'ultima uscita la capolista, con Palumbo, Kovalonox e De Gidi in avanti, mentre i padroni di casa perdono Rosini per squalifica ed in attacco va Faieta a far coppia con Nicolini. Il Teramo ha il merito di trovare subito il vantaggio per indirizzare in un certo modo la partita. A trasformare un calcio di punizione in gol dopo 6 minuti è Palumbo, che da molto lontano beffa De Torre sull'incrocio più lontano per l'1-0 dei biancorossi. La partita offre il gol e poco altro per diversi minuti, con il Pianella che ha più di qualche difficoltà nel trovare soluzioni concrete negli ultimi 20 metri ed il Teramo che dopo il vantaggio non riesce a far molto per pungere ancora. Al 28esimo De Gidio si vede annullato un gol per fuorigioco, mentre al 35esimo è Di Moia a provarci, ricevendo da Pretara per quella che sarà l'unica vera chance della prima frazione per la squadra di Contini. Nel finale di primo tempo il Diavolo torna a farsi sotto, perdendosi talvolta in gesti troppo leziosi. Al 39esimo Kovalonox impegna De Torre con Palumbo, che non trova sulla ribattuta la deviazione vincente. Il raddoppio arriva comunque prima di rientrare negli spogliatoi. Questa volta è Antonelli a testare i riflessi di De Torre e Sputore pronto a ribattere in rete, con ammonizione successiva di Fortuna che tenta la parata. La ripresa inizia con una colossale chance per Kovalonox. Lanciato verso la porta da Ferraioli, l'attaccante si fa parare quello che sarebbe stato probabilmente il colpo del KO per il Pianella. La gara poi torna sui binari delle scarse emozioni come nel primo tempo, situazione interrotta dagli animi che si surriscaldano al 21esimo, quando dopo un faccia a faccia a centrocampo il direttore di gara decide di espellere sia Ferraioli che Masiello, tra i maggiori protagonisti secondo l'arbitro, e che lasciano quindi anzitempo il campo. Pomante inserisce allora sia Petrarulo all'esordio per Kovalonox che Farindolini per Palumbo. De Gidio, passando proprio da Petrarulo, ha la chance del tris, ma trova ancora De Torre pronto alla ribattuta. Nulla può fare invece l'estremo del Pianella sulla conclusione dalla distanza al 31esimo da parte di Sputore, che firma la doppietta personale ed il 3-0 del Città di Teramo. C'è spazio anche per il nuovo esordio di Furlan, poco dopo in maglia biancorossa, che prende il posto di Di Giacomo. In una gara che sembra i titoli di coda, dopo il 3-0 di Sputore ci prova Morelli al 39esimo ad impegnare dalla distanza Bozzi, che si rifugia in angolo. È l'ultima occasione della gara che vede i biancorossi poi andare a festeggiare sotto il settore occupato dalla tifoseria del Diavolo. Per il Pianella, dopo il buon punto contro la Turris, caccia rimandata a punti salvezza alle prossime uscite. Giovedì prossimo per il Diavolo, ultima gara casalinga del 2022 a Montorio contro il Morro d'Oro. Mister, si riparte bene come si era finito prima del turno di riposo? Sì. Prima di tutto ci tengo a dedicare questa vittoria a un tifoso del Teramo scomparso nei giorni scorsi, Gustavo Bruno. Per quanto riguarda la partita, sì, abbiamo fatto un'ottima prestazione, abbiamo dato continuità di risultati ma soprattutto anche di prestazione. Oggi siamo partiti un po' a rilento perché secondo me era dovuto pure dalla sosta. Abbiamo perso un po' di ritmo partita, piano piano l'abbiamo... Abbiamo preso il suo momento della gara dopo il vantaggio con un gol di Palumbo. Dovevamo essere un po' più lucidi in certe volte quando riconquistavamo palla, perché c'erano tanti spazi davanti a noi, e un po' più di cattiveria sotto porta, perché oggi potevamo fare molto più gol. Dico sempre, dobbiamo iniziare il nostro cammino. E poi qua è da un mese che si parla sempre di Teramo lotta, Teramo Turris, ma dietro c'è il Favale che corre come noi. Io quando ho incontrato il Favale ho detto che era un'ottima squadra, una squadra che mi ha impressionato dal punto di vista tecnico-tattico, quindi noi non dobbiamo pensare solo a Turris. Adesso come adesso dobbiamo pensare a noi stessi, a fare il nostro percorso. Fra un mese, 2 mesi è normale che si inizi a vedere la classifica, ma adesso è ancora presto. Alessio è un giocatore che come tutto sta crescendo di condizioni e anche di fiducia, perché i ragazzi, gli under soprattutto, sono tutti bravi, però più giochi, più acquisisci fiducia e poi si vedono i frutti in campo. Poi è un giocatore che il tiro da fuori ce l'ha, c'ha grosse qualità dal punto di vista tecnico, però ci tengo a precisare anche la bravura di tutti gli under che abbiamo. Mister, dopo il 2-0 a fine primo tempo, hai fatto un pensierino magari a ripetere l'impresa accaduta contro la Turris?
No, ti può sfiorare in testa, però sapevo benissimo che era veramente difficile rifare gol al Teramo, perché obiettivamente è una squadra molto forte, quadrata, sa gestire la partita, sa gestire i ritmi, è troppo esperta per poter ribaltare. Sapevamo che oggi era quasi impossibile fare punti, ce la siamo giocata, ce la volevamo giocare diversamente, purtroppo è andata male, perché nella prima palla abbiamo preso un gol dove ci ha tagliato comunque le gambe e non siamo riusciti a fare la partita che volevamo fare. Il Teramo secondo me è più squadra, è più forte, ha giocatori di spessore in mezzo al campo e quindi a mio avviso è più forte il Teramo.